Ciao ragazzi, oggi un libro che conoscete già, perché ve ne ho parlato io lo scorso anno scolastico, quando ancora andavamo a scuola, e poi ve ne ha parlato ai ragazzi della seconda B1 la ragazza, la commessa della libreria dove siamo andati a far visita in via Roma. Allora, il libro di cui vi parlo è questo: Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda. È una storia vera, la storia vera di Enayatollah Akbari, un ragazzo afghano. È stato pubblicato da Baldini e Castoldi. È una storia vera, è nato dall'intervista che ha fatto Fabio Geda a questo ragazzo, ma una storia avventurosissima, voi non ci crederete. Un ragazzino piccolo, praticamente vive in Afghanistan, è orfano di padre perché il padre è morto in un incidente sul lavoro. Aveva chiesto un prestito, non è riuscito a darlo indietro e quindi la consuetudine vuole che anche il figlio possa andare a lavorare per loro. E questo la madre non lo vuole. La madre ha anche altri figli, riesce a nasconderli finché può e poi quando vede che i talebani, loro sono della etnia Zara, diventano troppo pericolosi, prende una decisione inimmaginabile per una mamma. Perlomeno quando l'ho letto, voi vi ricordate, ve ne ho parlato di questa sensazione dolorosissima. La mamma parla con uno dei trafficanti della zona e insieme con il figlio vanno nella zona di confine, al confine con il Pakistan. Lì dormono in un hotel, che loro chiamano hotel, un posto pieno di gente che diciamo, lì, staziona lì per poco tempo e poi la mattina quando Enayatollah si sveglia, la mamma non c'è più. La madre lo ha lasciato lì perché spera per il figlio un futuro migliore di quello che avrà lei stando lì dove sta. E quindi prende una decisione atroce per una madre, quella di abbandonarlo e dargli però quella possibilità in più che lì non avrebbe. Ecco, sapendo come sono andate le cose, vi posso dire che quella mamma ha avuto una benedizione, una grande benedizione. È un ragazzino molto in gamba, all'inizio lavora lì nell'hotel, poi fa il venditore, poi fa il muratore, poi fa tutto quello che capita, lavora e lavora, ma è un ragazzino che lavora, eh? Ma ogni tanto si sposta in cerca di un posto migliore, quindi dall'Afghanistan all'Iran, poi dall'Iran in Turchia attraversando le montagne, lì tutti quelli che hanno pagato per fare quella traversata non arriveranno in Turchia, perché è una cosa impossibile, inaudita per un essere umano, viaggia per 3 giorni sotto a un camion, dentro a una fessura creata sotto il camion per nascondere i trafficanti, naturalmente pagano questi ragazzi per fare questi viaggi della fortuna. E poi ancora dalla Turchia in Grecia con il gommone, e lì un amico che dice: ma nel mare ci sono i coccodrilli, ecco il titolo, La paura dei coccodrilli. E poi ancora ad Atene la fortuna di trovare una ricchietta che lo accoglie in casa, che gli dà 50 euro, che poi lo lascia andare, e poi imbarco per Venezia, poi Venezia per andare a Roma, da Roma a Torino, dove ha un conoscente. E poi da lì ce l'ha raccontato tutto, ce l'ha raccontato poi, è tutto scritto qui. È uno di quelli che veramente ha avuto la fortuna di farcela, Enayatollah Akbari. Fabio Geda ci racconta la sua storia. Nel mare ci sono i coccodrilli. Buona lettura, ragazzi. A presto.